Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gatsby Drums. Nel video di oggi voglio andare a trattare un tema un po' particolare, che è quello dell'hip hop, principalmente hip hop e tutti i suoi derivati. È un argomento particolare perché voglio farvi capire un po' come funziona la questione del feeling dell'hip hop, quindi come andare a suonarlo e come pensarlo. Soprattutto sarà una questione tanto di testa e anche un po' ovviamente una questione tecnica, quindi voglio spiegarvi come passare da un groove normale a un groove hip hop, come un groove di un certo tipo che abbiamo sempre suonato in quel modo, lo stesso groove farlo diventare hip hop. C'è una cosa particolare da capire, appunto, come vi dico, solamente di testa, poi è da applicare alla batteria, ma principalmente di testa, quindi voglio spiegarvi tutto quanto. Allora, mando la sigla. Partiamo, vi dico due cosette che vi potrebbero interessare, perché, e vabbè, adesso vi spiego. Sigla! Allora, partiamo da un groove semplice, con Charleston in sedicesimi a una mano e cassa col doppio colpo. Allora, aspetta, mi metto le cuffie perché ho deciso di usare l'elettronica, perché almeno ho dei suoni... ho dei suoni particolari. Qui sto usando una Yamaha DTX-8, vediamo che suono c'è. Ci può stare, non troppo assurdo, ma un suono abbastanza simile, tra virgolette, a una batteria acustica, ma un po' hip-hopuso. Quindi il groove. 3-4. Quindi, sedicesimi, tu, pa, tu, tu, pa. Andiamo a farlo più lento. Allora, questo, a parte i suoni, non ricorda così tanto l'hip hop. Per farlo diventare hip hop dobbiamo shuffleizzare. Che cosa vuol dire shuffleizzare? Vuol dire suonare in modo shuffle i colpi che stiamo dando sul Charleston. Che cosa vuol dire suonare in modo shuffle? Vuol dire passare da colpi in sedicesimi, come questi. 1, 2, 3, 4. One, two, three, four. A questo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cosa ho fatto praticamente? Sono andato a allargare i sedicesimi in modo tale da fare tutti i gruppi da due ravvicinati. In realtà prima erano sedicesimi tutti uguali, adesso sono diventate delle sestine in cui all'interno di quella sestina vengono suonati quattro colpi. Quindi abbiamo colpo di sedicesimo di sestina, pausa, colpo, colpo, pausa, colpo. Quindi primo sedicesimo di sestina, pausa, terzo e quarto sedicesimo di sestina, pausa, sesto sedicesimo di sestina. Ovviamente non pensatelo a 6 perché altrimenti è difficilissimo, però dovete incominciare a pensare mentalmente la differenza tra ti 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 e ti 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 ti, un po' più saltellante. Quindi se prima il groove che avevamo era adesso diventerà, pensando ti 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 ti. Ok, quindi questo è il Charleston, soprattutto in questo caso, serve per far capire qual è l'andamento e cosa dovete pensare nella testa. Nella testa in generale dovete pensare al Charleston. Titti, 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 titti. Adesso ho sbagliato un colpo di cassa perché non ero pronto, pensavo di fare solo il Charleston, poi ho detto vabbè, faccio tutto. E comunque... fatto questo, adesso proviamo a suonare il Charleston in ottavi.
Quindi in ottavi praticamente andiamo a suonare solamente questi colpi qua. 3, 4. Cosa succede? Noi suonando in ottavi possiamo continuare a pensare all'andamento titti 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 titti. Titti 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 titti. Perché quel colpo, quando facevamo lo shuffle, c'era, i colpi in ottavi ci sono sempre. Quindi noi possiamo andare anche a dimezzare il charleston in questo modo, quindi suonando titti 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 titti. Il problema è che suonato così non riusciamo a far capire qual è l'andamento, se shuffle o dritto, perché io potrei suonare ti 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 ti, oppure ti 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 ti. Cioè, se non vi avessi cantato l'andamento, voi non avreste capito se stavo pensando shuffle o dritto. Sto pensando shuffle o dritto. Adesso? Stavo pensando inizialmente shuffle e successivamente dritto, ma il charleston faceva sempre la stessa cosa, quindi non si poteva capire. La shuffleizzazione, diciamo, dobbiamo dargliela tramite i colpi che stiamo dando con cassa rullante. Quindi se prima, quando eravamo dritti, cassa rullante facevano questo, tic 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 tic. Che praticamente è lo stesso groove che ho fatto all'inizio, ma con il charleston in ottavi. All'inizio era. Adesso. Fatto così, io sto pensando ti 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 ti. Se mantengo il charleston in ottavi e penso comunque shuffle, cassa e rullante, soprattutto la cassa, farà questa tipologia di ritmica. Ticchi 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 ticchi. È difficile da capire questa cosa all'inizio perché la differenza è minima. Sentite, dritto. Shuffle. Fate insieme a me questa cosa mentre io suono. All'inizio tiki 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 tiki. Fatelo. Tiki 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 tiki. Adesso provate a fare tiki 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 tiki. Ticchi 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 ticchi. Ok, dovete farci l'abitudine a questa cosa, dovete cominciare a pensare quando suonate una canzone meglio tiki 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 o tiki 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 tiki, perché sono proprio due concezioni diverse. Questo può essere utilizzato sia col charleston shuffle sia col charleston dritto. Col charleston dritto ci permette di andare anche più veloci, perché col charleston shuffle a un certo punto dovremmo fare questa cosa qua ed è un po' complicatino, ma se vogliamo aumentare la velocità
Adesso vi faccio sentire, volevo cambiare setting in realtà. Proviamo a vederne un altro. Questo forse è troppo. Ok, questo ci sta, secondo me è molto figo e questa è la cosa figa di utilizzare un'elettronica, che possiamo avere i suoni giusti e ci fa, perché fare magari dei groove così con un'acustica dici ok, il groove sembra giusto ma c'è qualcosa che non va col suono. Qui alla fine capite subito se il groove va bene o no, perché il suono è già corretto e particolare, come spesso succede nell'hip hop, nella trap eccetera. Quindi allora aumentiamo il groove. Ecco, una cosa ho fatto, ta-ta, era già shuffle, mi raccomando, ticchi 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 ticchi, tutto deve essere shuffle, tutto deve essere pensato così, ticchi 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 ticchi. Ok, quindi in questo caso vedete ticchi 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 ticchi. All'inizio ho avuto un po' per assestarmi, quindi questa in realtà è una cosa che poi dovreste togliervi. Io non sono abituato in realtà a suonare hip hop, mi piace molto suonare questa tipologia di groove su batterie che mi permettano di avere questi suoni, veramente molto divertente, quindi vi consiglio di farlo. Però appunto all'inizio ticchi, poi pian pianino entrate nell'onda e la cosa importante è che qualsiasi cosa voi facciate deve essere shuffle o shuffle al massimo terzine, ma le terzine alla fine sono lo shuffle senza le pause in mezzo. Questa cosa sono in realtà più quelle, le terzine di sedicesimo, quindi le sestine di cui vi parlavo prima. Fatto questo, poi potete andare a sbizzarrirvi abbastanza nei groove, senza sbizzarrirvi troppo, non andate a fare cose troppo difficili. Ad esempio, una cosa che si fa e può essere un buon modo per imparare bene anche lo shuffle e il mood è quello di andare a togliere il Charleston, quindi solamente casse rullante che devono comunque dare quella tipologia di groove e quel modo shuffle. Quindi queste cose qua sono veramente importanti per cominciare a entrare nel mood. Quando poi riuscite a capire come suonare in questo modo, allora poi, come vi ho detto, sbizzarritevi e fate un po' di cose interessanti. Appunto, vi do alcuni spunti giusto così. Apertura del Charleston, molto spesso si apre sull'1. Molto figa questa cosa, o anche le pause, come avete sentito a un certo punto ho fatto. Che spesso possono essere quasi utilizzate come fill. E in realtà la cosa principale qua è il groove. Pian pianino improvvisate mantenendo sempre tic tac tic 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 tac tac tic tac tic 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 tac tic 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 tac tic 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 tic
è secondo me una figata. Ovviamente ragazzi, questo è un portamento che vi ho spiegato dicendovi, vi spiego come si suona l'hip hop, non è l'unica cosa e soprattutto non è l'unica possibilità, cioè ci sono molto spesso dei groove hip hop shuffleggianti in questo modo, magari non con il groove shuffle con il charleston ma proprio con il portamento shuffle, non è la regola, cioè come al solito possono esserci anche dei groove hip hop più lenti e magari dritti in sedicesimi normali. Questo è solo per darvi una nuova visione di quello che si può suonare e di quello che si può pensare mentre si suona. Questo era un po' il mio obiettivo di oggi. Vedrete che ad esempio anche nel funk molto spesso ci sono alcune cose che si suonano pensando in questo modo. Sì. Ta, tutum, ta, tutum, tutum, tutum. Dun, ta, tutun, tun, ka. Queste cose qua che col basso vengono una bomba pazzesca. Quindi ragazzi, con questo spero che questo video un po' diverso dal solito, soprattutto diverso dai video che faccio di solito sui generi, vi sia piaciuto. Voglio ringraziare tanto Yamaha per avermi mandato questa batteria qua, che devo dire suona benissimo. Oggi l'ho utilizzata solo per la questione suoni elettronici, suoni particolari. Per quanto riguarda comunque i suoni normali, diciamo, di batteria, vi lascio alcuni video qui sotto, oggi volevo farvela sentire anche un po' in una veste hip hopusa. Quindi con questo ragazzi io vi saluto qua, vi ringrazio per essere arrivati alla fine del video, mi raccomando iscrivetevi al canale, scaricate il PDF e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.